Pronto, Raffaterno? Per favore, mandatemi qualcuno. Grazie, Raffaele. Lei è stato molto preciso e professionale. Grazie a lei passeremo una fresca estate senza consumare troppo, visti i prodotti a risparmio energetico che ci è installato. La nazionale italiana di calcio ieri ha vinto sull'Inghilterra per 1-0. Può ancora raggiungere la fase finale della UEFA Nations League, ma sulla sua strada troverà proprio un italiano che si chiama Marco Rossi ed è l'attuale CT della nazionale ungherese, un allenatore che è passato anche da Cavare Tirreni. Se lunedì vince l'Italia, siamo qualificati. La classifica del gruppo 3 a 90 minuti dalla fine, in prime posizioni, dice Ungheria 10 punti, Italia 8. Ma i cavesi come vivranno questa vigilia della partita di Budapest? Siamo andati in giro a chiederlo. Lunedì sa con chi deve giocare la nazionale italiana di calcio? L'Ungheria. E chi è il CT dell'Ungheria? Rossi. Lo sa qual è stata l'ultima squadra italiana allenata da Marco Rossi? No, non mi ricordo. Esatto. La stagione calcistica di C1 2010-2011. Marco Rossi fu esonerato dalla Cavese dopo 4 pareggi consecutivi, ma c'era bisogno di cambiare l'allenatore oppure era troppo presto? Poi la squadra scese. Per la verità, infatti, spesso ho parlato con gli amici e questa è stata una cosa che il popolo esonerò, i tifosi esonerarono Marco Rossi. E ieri ho visto gli highlights della partita Ungheria-Germania. L'Ungheria gioca in un modo spettacolare, corrono, sovrapposizioni, veramente piacevole da vedere ed ha fatto degli ottimi risultati. Penso che l'Italia si giocherà una bella partita in Ungheria per la qualificazione alle Final Four. Il mister è pronto per prendere una panchina di un club importante? È differente essere allenatore però di una nazionale e l'allenatore di un club, però penso che adesso ha acquisito notevole esperienza. L'Ungheria, che è allenata da un nostro ex tecnico, Marco Rossi, è riuscita a fare 10 punti in un girone che comprende anche Italia, Inghilterra e Germania. Chi se l'aspettava? Nessuno, per me nessuno. Abbiamo un ex giocatore, un ex allenatore. A me è un grande. Passeremo secondo lei? Penso di sì. Dottor Accarino, il destino vuole che sulla panchina dell'Ungheria ci sia un italiano che è un ex tecnico della Cavese, Marco Rossi. Chi l'avrebbe mai creduto? Beh certo, sono le sorprese della vita, però il calcio è molto mutevole e molto cangiante, quindi voglio dire ci si può trovare qualsiasi novità come quelle che stiamo verificando anche nel campionato maggiore. Però insomma fa piacere perché tutti quelli che sono transitati per capo hanno avuto una buona sorte e una buona notorietà internazionale, nazionale, insomma. Siamo orgogliosi che quelli che passano per capo poi hanno successo. Beh, tutti abbiamo la speranza, poi la debacle delle altre nazionali che erano ritenute più accreditate ci ha giovato. Pare che i giovani siano organizzati meglio, in Mancini tutti abbiamo fiducia perché è un tecnico serio e lo ha dimostrato, sicuramente ha colto più risultati di quelli che si potevano prevedere. Tifiamo da sportivi e da tifosi e da italiani di poter agguantare questo primo posto nel girone. Ci credereste che dalla Cavese proprio è passato uno degli allenatori più preparati che ci stanno oggi in Europa? Non lo so, è preparato. Dicono che è preparato, non lo so. Lo vogliamo vedere lunedì? Vediamo lunedì.